Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degusta box, eccola qua, la mettiamo subito giù perché come al solito è pesantissima. Siamo arrivati alla degusta box di dicembre e andiamo subito a vedere insieme quello che c'è dentro. Sono abbastanza curiosa perché dicembre è il mese delle feste, c'è Natale, c'è Capodanno, c'è l'Epifania, quindi vediamo se ci sarà qualcosa a tema. Prima di iniziare vi dico come al solito, anche se sicuramente ormai lo sapete già, che la Degusta Box è una scatola a sorpresa che vi arriva tutti i mesi, contiene prodotti alimentari per il valore superiore a 15 euro, perché 15 euro è la spesa che voi andrete a fare mensilmente, ma quello che vi arriva vale molto di più. Se la volete provare solo per il primo mese vi costa 9 euro perché potete usare il codice sconto che vi ho lasciato giù in info box. Io ragazzi non ci guadagno niente a dirvi tutte queste cose, però ve le dico perché comunque secondo me la Degusta Box è veramente una cosa fantastica, quindi io ve la consiglio. Allora, cominciamo subito. Come al solito c'è dentro il volantino, però a noi non interessa, se no ci guastiamo la sorpresa. Vediamo un po'. Ah ragazzi, come immaginavo, c'è già qualcosa che ho adocchiato per Capodanno e per l'Epifania. La prima cosa che mi fa venire in mente Capodanno sono le lenticchie cotte al naturale. Queste sono della marca Nuova Terra. Io non conosco questa marca e non ho mai provato questo tipo di prodotto, però le lenticchie a me piacciono tantissimo, quindi sono strafelice di averle trovate perché tra l'altro volevo anche comprarle l'altra volta, poi sono entrata al supermercato per le lenticchie e indovinate un po', mi sono dimenticata, quindi poi alla fine ho preso un sacco di altre cose tranne quelle e la Degusta Box mi è venuta incontro perché mi ha mandato comunque le lenticchie, quindi queste le voglio assolutamente provare, sono sicura che mi piaceranno. Però perché mi piacciono un po' in tutti i modi. Poi vedo delle cose che io associerei all'Epifania perché vedo caramelle, ci sono un sacco di caramelle. Allora, ci sono queste fruittella e sono rosa con lo zucchero, eccole qua. Poi vedo un'altra scatola di caramelle gommose, questa volta sempre fruittella, però sono con gli animali, quindi sono caramelle gommose con gli animali. A me non è che piacciono tanto le caramelle, sono sincera, però vabbè, dai, ogni tanto ci sta. Poi c'è un'altra confezione di caramelle che sembrano più adatte per Halloween che per la Befana, perché hanno un teschio disegnato sopra. Però sono fragola e lime, quindi sicuramente poi sono buone. Forse non sono tanto a tema Natale Befana, però vabbè, comunque ci sono le caramelle. Poi c'è una confezione di marmellata Zueg alle arance amare. Questa è buonissima, io l'avevo già presa qualche anno fa e questa qui alle arance amare devo dire che mi era proprio piaciuta tanto, quindi sono contenta che ci sia. Poi c'è una confezione di besciamella da 500 grammi, questa qui della Chef, solo ingredienti naturali, come potete vedere questa. Io questa l'ho già usata in passato tante volte, effettivamente è buona. Poi vedo una cosa che mi rende felice ed è l'olio di semi biologico di girasole. Eccolo qua. Perché mi rende felice questo? Perché in una Degusta Box di qualche mese fa avevo trovato l'olio di semi biologico di lino, però questa volta invece è di girasole. Io lo sto utilizzando tantissimo quell'olio, mi piace tantissimo, lo stavo finendo e quindi sono felicissima che adesso mi abbiano mandato un'altra confezione di questo olio. Tra l'altro era della stessa marca che è Benvolio, eccola qua. E mi sto trovando veramente benissimo, quindi sono felicissima. Poi vedo una scatola di lasagne emiliane Barilla, eccole qua, le classiche lasagne. Io queste le ho sempre comprate, le ho sempre usate, quindi sono contenta perché le userò sicuramente. Poi vedo uno sciroppo di riso Eridania. Questo è un dolcificante. Io non li ho mai utilizzati i dolcificanti, sono sincera. Però ogni tanto, magari da mettere nel tè o nel cappuccino, comunque una cosa che mi sembra che si possa utilizzare. L'unica cosa che io ho utilizzato al posto dello zucchero ogni tanto è stato il miele, però il miele è comunque un'altra cosa, non è un dolcificante tipo questi qua. Però questo secondo me si può provare. Poi è in gel perché comunque è un po' particolare, quindi lo proverò. Poi vedo una cosa molto sfiziosa, però vi dico subito che io non le mangerò perché io queste cose qua di solito non le mangio. E sono i salamini Beretta, questi qua. Questi. Questi
Questi perché dico sono sfiziosi? Perché dobbiamo comunque fare degli antipasti per Capodanno, per l'Epifania e quindi insomma vengono bene queste cose, quindi sono contenta che ci siano. Poi vedo il mio prodotto preferito, ossia i grissini della marca Morato e questi sono ai cereali, grissini ai cereali con semi di lino e di girasole. Buonissimi ragazzi, io questi lo so, sono sicura che mi piaceranno tantissimo e che poi in 3 giorni mi mangerò un pacchetto di grissini, perché poi va sempre a finire così. Meno male che li trovo solo nella degusta box e non li compro, perché altrimenti poi a forza di mangiare grissini, vabbè, comunque sono felicissima. E poi ultima cosa, ragazzi, sorrido perché io che sono di Genova. Ho subito sorriso perché questo è un barattolo di pesto alla genovese Barilla. Però, ragazzi, io sono di Genova, quindi su questo devo fare un discorso. Io il pesto di solito lo faccio in casa fresco. Vi lascio il tutorial nelle schede se volete provare a realizzarlo, anche se comunque è vero che il basilico non è uguale in tutte le zone, quindi se voi comprate il basilico a Genova ha un sapore, se comprate il basilico a Reggio Calabria comunque ha un altro sapore, quindi vabbè, quello è una cosa che si sa e risaputa. Comunque se venite a Genova andate a comprare il basilico di Pra, perché è quello più buono di tutti. Comunque il pesto alla genovese Barilla è buono, non mi fraintendete, non è che non sia buono, però in realtà fra tutti quelli confezionati che io ho provato, questo è quello che assomiglia meno, secondo me, al pesto originale. Quello che assomiglia di più al pesto originale è quello della marca Novella, quindi se volete comprare del pesto già fatto andate a prendere il Novella. Non c'entra niente con questa degusta box, però io quando ho visto il pesto mi sono sentita in dovere di darvi dei consigli perché sono di Genova e quindi non posso farvi vedere il pesto e non dire niente sul pesto perché non si può fare, ragazzi, non si può fare. Comunque dai, è buono anche questo, per carità, ci mancherebbe. Questi erano tutti i prodotti della Degusta Box. Fatemi sapere nei commenti se poi avete deciso di provarla, perché so che qualcuno aveva commentato sotto i miei video dicendo quasi quasi la provo. Poi non so però se l'avete presa o no, fatemelo sapere giù nei commenti. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.